Io sono una capa tosta. Lo ero sin da piccolo. Nessuno poteva dirmi quello che dovevo fare e come farlo. Mio nonno è una capa tosta. Quando si mette in testa una cosa, non lo ferma nessuno. Il nonno di mio nonno era una capa tosta. Per lui non esisteva il verbo non si può fare. Oltre un secolo fa, comprò questo ulivo secolare e raccolse le prime olive. Gli dissero che con quelle non ci avrebbe fatto fortuna, ma erano le olive che voleva lui. Mio nonno invece era convinto di una cosa. Se vuoi fare l'olio come dici tu, le olive devi spremertele con le tue mani. Così 60 anni fa costruì un frantoio tutto suo. E anche se gli dicevano che non avrebbe fatto fortuna, riuscì a fare l'olio che voleva lui. Anche per me l'olio è una cosa seria. Da stargli dietro se vuoi farlo arrivare lontano. Così sono andato alla ricerca di qualcosa di unico. Continuavano a ripetermi che non avrei fatto fortuna. Ma il nostro olio deve arrivare sulla tavola come dico io. I miei ce l'hanno ancora con me. Invece di mamma e papà, la mia prima parola è stata ubba, oliva. Forse perché l'olio ce l'avevo già nel sangue. O forse perché sono una capa tosta. Non so se tutto questo significa fare fortuna, ma noi continuiamo a fare il nostro olio e a lasciarlo andare per il mondo.